Amici della Ched Live, eccoci ritrovati nel nostro consueto appuntamento di fine settimana con gli approfondimenti dal mondo dei certificati su un 2022 che continua ad essere un anno complicato. Questo gennaio si chiude con una performance negativa di circa il meno 16% del Nasdaq, e questo un po' la dice tutta sull'andamento, ecco, dei mercati e sul nervosismo. In particolar modo guardando un VIX sopra il 30%, che comunque rappresentano dei livelli molto consistenti. Allora, questa settimana il tema su cui abbiamo concentrato la Ched Live è il tema recovery, e ci sarà con me un analista di certificati e derivati, in particolar modo Paolo Di Cesare, a cui do il benvenuto. Ciao Paolo. Ciao Giovanni. Allora Paolo, abbiamo detto un anno sicuramente diverso da come si è chiuso il 2021, e ci sono in realtà diverse posizioni in sofferenza sui portafogli, anche alla luce di alcuni sottostanti, alcuni temi, alcuni settori che stanno andando, come dire, in un contesto negativo non certamente da gennaio 2022. Stiamo parlando soprattutto del settore del tech cinese, o in realtà, ecco, di tutto il panorama dei sottostanti cinesi, su cui, come dire, credo da agosto 2021 hanno intrapreso un trend ribassista. Sulla Ched Live ci siamo passati diverse volte, ma, come dire, l'input delle vendite sui mercati hanno comunque continuato ad accentuare le perdite su questi sottostanti. Ce ne sono molti, ma credo che il grafico che farei passare qui al nostro fianco sia emblematico a livello settoriale. Quindi questo credo sia l'Hang Seng Tech che hai messo, Paolo, giusto? Ecco, Sì, vediamo se sbaglio. esattamente. La performance a un anno, se non sbaglio e leggo bene, dice meno 43%, e oserei dire che altri titoli che possiamo tranquillamente considerare far riferimento a questo indice stanno avendo performance anche molto più negative. Penso ad esempio una iKiwi, un Pinduoduo. Credo che Baidu e Alibaba facciano all'incirca la stessa performance negativa, però certamente sono performance che hanno mandato in sofferenza, ecco, i certificati. Su questo, e poi ti lascio la parola anche su un quadro, magari se lo hai sul mercato cinese, però come sempre, ecco, CedLab e il nostro ufficio studi possono, come dire, analizzare e confezionare soluzioni di switch che possono rendere, come dire, meno complicato il recupero. Però non dico altro, ti lascio la parola, un quadro magari sulla Cina e su questo tipo di strategie a cui abbiamo dedicato questa puntata. Sì, Giovanni, allora come dicevi tu, quest'indice, questa immagine che abbiamo mostrato rappresenta la performance a un anno dell'indice Hang Seng Tech, che è l'indice tecnologico cinese. Bene o male, sì, sono una molteplicità le società che hanno registrato delle performance particolarmente deludenti e che stanno pesando sui portafogli degli investitori. Hai citato i Kiwi, ed in effetti sì, i Kiwi, Pinduoduo sono due degli esempi di titoli maggiormente in sofferenza. Diciamo che ci sono una molteplicità di aspetti che negli ultimi mesi hanno portato la Cina in una fase di recessione vera e propria. Partirei col citare la crisi energetica dello scorso autunno, che è stata in parte causata dai tagli probabilmente eccessivi sulla produzione di carbone al fine di raggiungere gli obiettivi climatici che si era stabilito il governo cinese, e anche stando alle ultime parole del presidente, la Cina sembra attualmente aver ripristinato ed essere pronta comunque a far fronte all'esigenza di carbone e di gas, che rappresentano comunque attualmente ancora il 70% del totale dell'energia prodotta, per quanto, ripeto, siano comunque vicini ai target che si erano prefissati.
e quindi diciamo ad attuare questa transizione verso le energie sostenibili come l'energia eolica e l'energia solare. Chiaramente c'è sempre la carenza di semiconduttori che impatta negativamente sia sui costi e sulle tempistiche di produzione per una molteplicità di aziende, soprattutto allo stato attuale dove i semiconduttori sono sempre più presenti nelle nostre vite, sono un bene proprio considerato ormai essenziale in quanto atto alla produzione di chip, e oltre che sui volumi. Poi c'è il fallimento del colosso Evergrande, l'ultima, diciamo, la proposta di ristrutturazione che è stata appunto proposta, qualora dovesse essere accettata dai funzionari del governo, comporterebbe sarebbe il passo più grande del governo cinese mai adottato nella storia, proprio per far sì che questo colosso non vada a crollare in maniera disordinata, e considerando che anche il gigante dell'immobiliare più indebitato del mondo. In realtà c'è sempre il rischio di delisting, che coinvolge più di 200 titoli cinesi quotati in ADR e che sono interessati da questo potenziale delisting a fronte dell'intensificazione da parte della Security and Exchange Commission, ovvero l'ente statunitense proposto alla vigilanza, e delle richieste di trasparenza nei confronti delle società cinesi. Ricordiamo che Cina e Hong Kong sono le uniche due giurisdizioni che hanno rifiutato l'apertura, le ispezioni e quindi l'apertura dei libri contabili richieste da Washington già dal 2002. E ultima preoccupazione, una notizia proprio di questi giorni, riguarda la nuova variante definita Stealth, perché in realtà sembra veramente difficile identificazione, e sono più di 200 persone che attualmente presentano questa variante. In realtà non si sa ancora quanto sia infettiva questa variante e soprattutto quanto possa essere letale. Fatto sta che il governo ha attualmente bloccato migliaia di residenti di nuovo e ha vietato voli da paesi tra i quali gli Stati Uniti ed il Regno Unito. Tra l'altro sono anche stati uccisi migliaia di criceti perché erano risultati positivi. Quindi diciamo che in sostanza le oscillazioni di questi mesi essenzialmente riflettono opinioni divise degli investitori, quindi sia sul ritmo che soprattutto sulla forza della ripresa. E poi abbiamo anche una politica monetaria che è in totale controtendenza rispetto a quello che sta accadendo, l'abbiamo visto adesso con l'ultimo meeting della Fed con le parole di Powell. La Cina invece qualche giorno fa ha abbassato tassi chiave proprio per far fronte e per dare sostegno ad un'economia in uno stato, insomma, di recessione. Il morale, la sintesi dell'accavallarsi di tutte queste vicende è che molti investitori che avevano puntato, magari anticipando la formazione del minimo, avevano puntato magari a cercare di cavalcare un'ipotetica ripresa, soprattutto dei titoli maggiormente colpiti, e si ritrovano invece posizioni in certificati particolarmente in sofferenza. Allora Paolo, guarda, ho fatto passare a monitor, ecco, anche questo raffronto, no? Che poi chiude anche un cerchio, perché anche a livello come dire di asset allocation potrebbe essere forse arrivato il momento anche di andare a vedere con interesse il mercato azionario cinese, questo perché comunque c'è stata anche una violenta discesa del Nasdaq, quindi questo spread tra i tech americani e i tech cinesi si sta andando progressivamente a ricucire, progressivamente, nel senso la strada è abbastanza lunga, ma avevamo un differenziale di quasi 66 punti percentuali e stiamo adesso al meno 50, quindi anche in un'ottica, e comunque anche la politica monetaria potrebbe in realtà indirizzare ed essere forse maggiormente favorevole alla Cina piuttosto che ai titoli tech americani, quindi anche questo potrebbe un po' giovare a favore di un recupero dei titoli cinesi. Però ecco, per concludere, per magari entrare un po' più nel dettaglio
della selezione che hai preparato quest'oggi, farlo con certificati di investimento forse dà una marcia in più e una flessibilità maggiore, piuttosto che prendere posizione in forma lineare sui sottostanti. Questo è un po' il quadro anche, come dire, intramarket di quello che un po', ci si aspetta, un Nasdaq sicuramente più appesantito e magari i titoli cinesi, sempre del comparto tecnologico, potrebbero performare meglio. Quindi c'è l'esigenza comunque di effettuare strategie recovery, quindi non aggiungo altro e ti lascio quindi la parola su questa selezione di certificati che hai preparato. Sì, allora io rimostrerei condividerei lo schermo e partirei facendo un esempio di posizione che. Allora, se puoi zoomare un pochino così sono certo che si veda ancora un po' meglio. Sì. Perfetto, perfetto. Così è perfetto. Ok. Questo certificato noto ecco, soprattutto a chi ci segue, è un certificato di Vontobel, attualmente quota in bid a 35,80 euro su un nominale di 100 euro e a scadenza particolarmente, relativamente in realtà ravvicinata, siamo a data di pagamento finale 15 dicembre del 2022, quindi una scadenza ravvicinata, un basket di tre titoli, ecco proprio tre di quelli che abbiamo menzionato prima, cioè i Kiwi, NIO e Alibaba. I Kiwi figura come worst off al 35% circa del livello di strike. Dunque, questa presa dalla piattaforma CedLab, per una miglior visione, ora che andremo a fare il confronto tra le due analisi di scenario, questa è l'analisi di scenario del titolo, ovvero allo stato attuale, prende come riferimento l'analisi di scenario CedLab la quotazione ASK. Diciamo che allo stato attuale siamo perfettamente allineati, perché se vediamo il bid è a 35,80 e dall'analisi di scenario in lateralità, cioè se il titolo Kiwi a parità di condizioni anche per gli altri titoli sottostanti dovesse rilevare a 3,42 dollari, il certificato andrebbe a rimborsare 35,15 euro. Non si può vedere la performance richiesta al recupero, anche se per poco in realtà, perché con un più 71% il titolo andrebbe a recuperare il rispettivo livello barriera di 5,83 dollari. Non è il solo ad essere al di sotto della barriera, perché c'è anche il titolo NIO che dovrebbe superare, ritornare sopra i 23 dollari e 10, anche se chiaramente la variazione richiesta è molto inferiore. Quindi questa è la situazione attuale. Mostrerei l'alternativa che abbiamo pensato per questo certificato, che è un Express Paolo, Recovery. guarda, ti interrompo, quindi Sì. per chi ci segue, rimanere agganciato su questi titoli dove non c'è, su questi certificati dove di fatto non c'è convenienza a rimanere fermi, perché attualmente la performance negativa sei lineare, la performance positiva sei lineare anch'esso, addirittura fai un po' peggio quando si scende e un po' peggio quando si sale, quindi rimanere su questo prodotto non offre particolari vantaggi. Ecco la natura degli switch. Sì, non offre particolari vantaggi, ma va detto che qui c'è la scadenza che è molto ravvicinata, perché questi titoli hanno una volatilità implicita elevata, siamo intorno al 100% a un mese calcolata sulle call ATM, che è diciamo la volatilità implicita più guardata, diciamo così. Quindi questo che vuol dire che nel bene o nel male questi sono titoli che sulla carta, quindi da un punto di vista teorico, stando ai prezzi delle opzioni, possono avere oscillazioni in un mese anche pari al più 100%. Quindi diciamo che sicuramente non c'è più tutta questa convenienza, anche e soprattutto considerando la scadenza ravvicinata. Se avessimo avuto qualche anno di tempo in più, probabilmente anche la valutazione sarebbe stata diversa. Non ci addentriamo nei prezzi di carico, è una riflessione che faremo tra poco, perché vorrei appunto mostrare quale potrebbe essere una potenziale alternativa per una situazione dove un investitore magari ha preso questo certificato intorno al valore nominale di 100 euro. Questa sarebbe l'alternativa, che è un Express
Recovery è una struttura targata Leontech Securities con scadenza gennaio 2024, negoziata sul Certix ad un prezzo lettera di 474 euro. Questa struttura è una struttura recovery, è stata emessa ad un prezzo di emissione di 600 euro a fronte di un valore nominale di 1000 euro e darà diritto all'incasso del valore nominale qualora il sottostante andasse a rilevare alla scadenza al di sopra del rispettivo livello di riferimento iniziale. In caso contrario si andrà a partecipare alle perdite calcolate da Strike, ma con coefficiente di partecipazione pari a 2. In sostanza il basket è questo: ci sono tre titoli, Pinduoduo, Alibaba, Baidu, quindi siamo comunque sempre sul settore tecnologico cinese, e questa è l'analisi di scenario alla scadenza. Allora, prima aggiungo, cioè, sottostanti leggermente diversi, forse magari togliere di mezzo i kiwi potrebbe non essere una cattivissima idea, visto l'andamento pressoché particolarmente sì. Sì, diciamo che poi, ecco, in sostanza, se si punta a cavalcare un recupero del tecnologico cinese, dovrebbe poi, col senno del poi, magari ci auguriamo per tutti i titoli, fare anche poca differenza, nel senso che comunque ci auguriamo che in fase di rimbalzo siano bene o male tutti i titoli ad alzare la testa. Allora, diciamo, questa è l'analisi di scenario. Com'è possibile osservare in uno scenario di lateralità fino alla scadenza, quindi supponendo che i livelli attuali, che tra l'altro sono livelli che in cui stanno bene o male lateralizzando con range più o meno ampi in queste ultime settimane, se la situazione del basket dovesse rimanere quella che è fino alla scadenza, il certificato andrebbe a rimborsare 652 euro, generando una performance quindi del 37,42%. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è, comunque, questa è una struttura aggressiva. Quindi, diciamo, l'idea dello switch in questo caso è per chi sta subendo una perdita pari o superiore almeno 50% e che quindi necessita di un rendimento circa del più 100%, se non maggiore. Per quel tipo di situazioni, allora si può anche valutare uno switch più aggressivo. Perché aggressivo? Perché questa è una struttura che si azzera. Lo possiamo vedere nello scenario a meno 50. Questo scenario comporterebbe l'azzeramento del prodotto e quindi la perdita totale del capitale investito. Però ci sono delle valutazioni da effettuare, e vorrei mettere un'analisi di scenario del certificato che abbiamo mostrato prima, quindi del 343, sulla destra. Spero che sia abbastanza visibile. Ok, e questa è invece l'analisi di scenario del certificato che abbiamo appena visto. Allora, cercando di fare un confronto, questo certificato, ovvero il 343, che è la posizione sulla quale siamo particolarmente in sofferenza e perdiamo un 65% circa se l'abbiamo in carico al valore nominale, è in scadenza dicembre 2022. Quindi supponiamo di arrivare a dicembre 2022. Se il settore cinese, il tecnologico cinese in generale, non ha recuperato, non ha ancora accennato ad un recupero, ma sta nella situazione in cui sta adesso, allora possiamo vedere come convenga chiaramente orientarsi sul certificato sulla sinistra, cioè sul 997 finale, che comunque ci andrebbe a dare una performance positiva alla scadenza del 37,42%. Siamo nell'ordine del 19% annualizzato, perché è un certificato che ha una vita residua di 2 anni, è partito da poco. Mentre invece per il 343 in realtà il valore di rimborso sarebbe di 35,15 euro, quindi fondamentalmente corrisponde esattamente a quella che è la quotazione bid attuale, non cambierebbe la situazione e quindi porterebbe quindi alla contabilizzazione di una minusvalenza, tra l'altro sempre in scadenza
sempre contabilizzata al 2022 e quindi in scadenza 2026. Quindi in un primo scenario di lateralità è evidente come l'alternativa proposta sia migliorativa in termini di rischio rendimento. Supponiamo invece uno scenario abbastanza pessimistico, e cioè che mediamente i titoli vadano a perdere alla scadenza del 3-4-3, quindi parliamo a dicembre del 2022, supponiamo che vadano a perdere il 50% rispetto alle quotazioni attuali. Nello scenario in cui perdiamo il 50% delle quotazioni attuali, il valore di rimborso del certificato che abbiamo in portafoglio in sofferenza sarebbe pari a 17,57 euro. Quindi andremmo sicuramente a incrementare la perdita, ma dall'altra parte vediamo che il rimborso però sarebbe zero. Quindi saremmo tentati di dire, beh, in questo caso meglio prendere il 17% del mio investimento se sono entrato al valore nominale, piuttosto che non prendere nulla. In realtà il certificato 997 finale, quello che stiamo proponendo, ha una scadenza, come è possibile vedere, come abbiamo detto prima, a gennaio del 2024. Quindi una struttura di questo tipo, con sottostanti particolarmente volatili, che presumibilmente andranno anche a incrementare la loro volatilità se dovessero perdere un ulteriore 50%, con un anno di vita residua e un upside potenziale, per quanto poi la variazione richiesta sarà elevatissima, con un ottimo upside potenziale, sicuramente non varrà zero. Questa analisi di scenario fa sempre riferimento all'analisi di scenario alla scadenza. Ragion per cui è lecito attendersi una quotazione che sia nell'intorno del 15-20% del valore nominale. Quindi è lecito attendersi che anche in uno scenario in cui vadano i titoli a perdere un altro 50% dalle quotazioni odierne, che tra i due certificati in sostanza la differenza sarà poca. Poi è chiaro, per un investitore dire hai perso il 75 piuttosto che il 77 non credo che faccia poi così tanta differenza. L'unico scenario, diciamo così, di cui magari al colsenno del poi potrebbe essere meglio aver tenuto il certificato 3-4-3 finale in portafoglio, è lo scenario in cui Mio recupera la barriera e i Kiwi fa una performance del più 70%. Non possiamo vederlo da qui, ma siamo nell'ordine del 250% in termini di performance che si andrebbe a generare. Dovrebbe essere un rimborso di 136 euro a certificato. In quello scenario, allora sì, probabilmente ci sarebbe convenuto tenere il certificato in portafoglio. Certo è che è una variazione chiaramente importante, e poi dobbiamo anche considerare un altro aspetto, che qui già ha un più 22-23% sul certificato proposto, siamo tornati su strike, e quindi il rimborso teorico alla scadenza di questo certificato sarebbe di 1000 euro. Quindi questa è comunque una struttura particolarmente reattiva alle oscillazioni del sottostante. Quindi anche nel caso in cui il titolo iKiwi dovesse insomma iniziare un rally e puntare veramente al recupero di livelli che sembrano quasi irraggiungibili rispetto a oggi, abbiamo comunque una struttura particolarmente reattiva che ci consente quindi anche eventualmente di prendere decisioni a posteriori, ma comunque apprezzandosi ed essendo ben agganciata alle oscillazioni del sottostante. Chiaro poi, lo scenario perfetto per il certificato che stiamo proponendo è quello in cui si fanno mediamente i titoli un più 22%. A quel punto, con questo certificato, in uno scenario a più 30, ci ridà i 1000 euro di valore nominale, performance del 111% circa. Nel certificato 3-4-3 andiamo a prendere 45,70 euro certificato, per una performance del 23,5%. E ultimissima considerazione, il discorso della lavorazione delle minus. Se dovesse questo certificato, che poi tra l'altro non lo abbiamo descritto, ci siamo focalizzati sull'analisi scenario, però ecco qui ha trigger fisso al 100% con date di rilevamento trimestrali. Quindi se il certificato dovesse rimborsare a partire
dalla prima data di rilevamento prevista per gennaio 2023, abbiamo essenzialmente, non siamo arrivati a target, se magari siamo entrati a 100 anche più sul certificato 343, perché la performance richiesta sarebbe stata superiore rispetto al più 111%, ma abbiamo ancora 4 anni essenzialmente per poter compensare le minus derivanti dalla chiusura del 343, perché chiudendole a oggi si andrebbero a depositare nello zainetto fiscale con scadenza dicembre 2026. Se invece le cose non dovessero andare nel migliore dei modi, quindi non dovesse rimborsare il certificato e magari arriviamo a gennaio del 2024 con un valore di rimborso di 652 euro, quindi comunque andiamo a registrare una performance del 19% annualizzata, e a quel punto possiamo reinvestire, considerando sempre la scadenza delle minus a dicembre 2026, possiamo reinvestire in base all'esito dell'operazione il controvalore liberato per completare, ecco, e per implementare una corretta gestione fiscale. Perfetto, Paolo. Credo, insomma, abbiamo descritto una soluzione di switch e perlomeno anche, come dire, fatto presente a chi ci segue anche quali devono essere un po' le linee guida per capire se un determinato prodotto bisogna considerarlo ormai, come dire, non più in linea poi con le caratteristiche dei sottostanti e non più in grado di sfruttare poi le opzioni accessorie che lo componevano. Ecco, e anche spiegato in che modo puoi trovare possibili sostituti. Quindi diciamo che in un'ottica di switch to recovery nell'ambito dei titoli cinesi, ecco, questa era una strategia che sicuramente può avere senso. Ok, Sì, Paolo. diciamo che è chiaro, un investitore che vuole cavalcare un'eventuale ripresa dei titoli cinesi deve essere un investitore con un rischio dal profilo di rischio rendimento molto alto per orientarsi da zero su un'alternativa del genere. Ma per un investitore che viene da una posizione, diciamo così, incastrata, questa potrebbe essere un'ottima soluzione. Vorrei far vedere, Giovanni, brevemente alcune altre alternative delle selezioni sempre recovery che ho selezionato, diciamo più in linea con le logiche note dello switch to recovery, e cioè quello di identificare strutture magari a sconto rispetto alla lineare, soprattutto per esempio i noti maxi coupon che post stacco, staccando un pezzo di nominale che non è prevista alcuna opzione accessoria per il maxi premio, finiscono fisiologicamente a sconto. Quindi danno, diciamo, un'ottima moneyness dell'opzione barriera a fronte di prezzi diciamo favorevoli. Sono strutture comunque poco reattive che vanno tenute in portafoglio, quindi hanno dei pro e contro. Quello che sicuramente un pro è l'analisi di scenario. Allora, li passerei brevemente in rassegna. Il primo è un Phoenix Memory targato UBS, si acquista a 83 € circa, è negoziato sul CertX da scadenza aprile 2026. Ha un basket mediamente correlato di telecomunicazioni, sono Verizon, Telecom Italia, Vodafone e Telefonica. E questa è la situazione del basket sottostante, dove il peggior titolo è Verizon all'89% del livello di riferimento iniziale. Questa è l'analisi di scenario. Come possiamo vedere, questa si configura come un'alternativa recovery, ha una scadenza posticipata nel tempo, relativamente lontana, siamo comunque ad aprile del 2026, e riesce a generare una performance assoluta del 67% alla scadenza, che corrisponde a un 16% circa annualizzato, anche a fronte di oscillazioni del meno 30% del peggior titolo all'interno del basket sottostante. In uno scenario fuori barriera, al meno 33%, siamo fuori barriera, vediamo come la partecipazione sia leggermente meno che lineare, in quanto la performance sarebbe del meno 28% rispetto all'attuale ask. Queste sono le date di osservazioni, il certificato paga un premio del 2,25% del valore nominale con frequenza trimestrale, e possibilità di autocall con trigger fisso al 100%.
La seconda alternativa invece è un cash collect memory targato Von Tobel, scadenza sempre 2026, siamo un po' più lunghi, maggio 2026, negoziato sul Sedex, si acquista attualmente a 78,80 euro. È scritto su un basket minerario dove ci sono quattro titoli, Vale, Rio Tinto, BHP Billiton e Glencore, dove il peggior titolo attualmente quota al 72% del livello di riferimento iniziale. Prevede premi del 2,04% trimestrali con effetto memoria e trigger autocall fisso al 100%. Questa è l'analisi di scenario, è un recovery, è un'alternativa di recovery più aggressiva, non siamo a sconto rispetto alla lineare, lo vediamo dalla performance perché a un meno 10% siamo già fuori barriera e la perdita sarebbe del meno 17,6. In uno scenario laterale rialzista, l'upside potenziale è del 76% con una performance annualizzata quindi del 17,6%. Potrebbe essere comunque interessante per chi ha magari aspettative positive sul settore minerario in generale. Un'altra alternativa è un Phoenix Memory Maxi Coupon, quindi un recovery proprio una struttura molto classica, scadenza ottobre, ancora più lunghi, ottobre 2026, targato UBS acquistabile a 69,75 euro. Prevede premi dell'1,25% condizionati alla tenuta del trigger al 70% e possibilità di rimborso da ottobre 2022 con step down per il trigger del 5% ogni anno. È scritto su un basket di titoli italiani composto da Banco BPM, Autogrill, Tod's e Salvatore Ferragamo. E la cosa interessante di questo prodotto è proprio l'analisi di scenario, perché fino ad oscillazioni del meno 20 riusciamo alla scadenza a generare un rendimento del 77% in termini assoluti, ovvero una performance del 16% annualizzata, ma fino a oscillazioni del meno 30 riusciamo comunque a generare una performance positiva, più che positiva in realtà, 43,37% in termini assoluti, corrispondente a un 9% circa annualizzato. Vediamo come un'oscillazione del meno 34, che porterebbe il peggior titolo Banco BPM fuori dalla rispettiva barriera, la perdita sarebbe del 14,34%. Quindi questo è un classico esempio di come sia una struttura in gergo definita carica di theta, cioè dove la componente temporale pesa veramente tanto, non si è direzionali, bisogna esclusivamente puntare al mantenimento di determinati livelli, sempre considerando che comunque dobbiamo tenere in considerazione il dividend yield, che non viene considerato nell'analisi del CEDLAB, ma i possessori del certificato chiaramente non ne hanno diritto, però ecco, questo rappresenta il classico sconto e quindi una delle strutture preferite per chi si trova di fronte a dover scegliere se tenere una posizione incastrata in portafoglio o se optare per uno switch to recovery. Un'altra alternativa targata UniCredit in scadenza dicembre 2024 è un cash collect memory, si acquista attualmente ad un prezzo lettera di 91,10 euro, è un po' diverso dai recovery che abbiamo descritto finora. Dentro c'è un basket worst off, dentro ci sono Tesla, Ford, Renault e Tenaris, dove Renault e Tenaris sono al più 13, al più 16 da strike, attualmente il peggior titolo è largamente, direi, Tesla. Prevede premi trimestrali dotati di effetto memoria del 6,25%, condizionati alla tenuta del trigger cedola fissato al 60%, possibilità di rimborso anticipato a partire da giugno 22 con trigger decrescente del 10% ogni semestre. Questa è l'analisi di scenario e anche qui possiamo vedere come anche a fronte di variazioni pari al meno 20% circa del titolo calcolate sul titolo Tesla alla scadenza, il certificato riesca a generare una performance del 32% annualizzata, quindi un assoluto del 92%. Siamo leggermente a premio. Se Tesla dovesse perdere il 30% alle attuali quotazioni, alla scadenza andremo a perdere il 41,5% circa rispetto alle attuali quotazioni. C'è un'altra alternativa che è un Phoenix Memory Maxi Coupon, anche questo classico, scadenza lunga 2026, ottobre 2026, prezzo lettera di 67,10 a fronte delle performance del peggior titolo Varta che quota al 77,5% rispetto al livello di riferimento iniziale. Ci sono poi Continental e Porsche all'84 e al 97 rispettivamente. Il certificato prevede premi dell'1% trimestrale, ha già pagato
dato un maxi premio, adesso i premi sono evidentemente ridotti. Possibilità di rimborso anticipato a partire da luglio 22 con trigger fisso al 100%, e anche qui abbiamo un'analisi di scenario particolarmente favorevole per oscillazioni non superiori almeno 16% del titolo Varta rispetto alle attuali quotazioni. Il rendimento alla scadenza sarebbe del 77% circa, corrispondente a un 16% annualizzato. Fuori barriera, prendiamo ad esempio lo scenario meno 30, la partecipazione alle perdite sarebbe meno che lineare, vediamo infatti neanche il 20%, e questo proprio per la quotazione fortemente a sconto rispetto alla lineare. C'è un altro Phoenix Maxi Coupon, questa volta non dotato di memoria, targato Morgan Stanley, prezzo lettera 828,60 euro, negoziato sul Sedex, scadenza settembre 2026, basket di titoli, tre titoli, tre produttori automobilistici, Renault, Tesla, Ford. Il peggior titolo, Renault, registra una performance del più 13% da strike. È interessante vedere come la quotazione fortemente a sconto sia pari a 828,60 euro. Il certificato prevede premi trimestrali dell'1% condizionati al trigger cedolo al 50% e possibilità di rimborso da settembre 2022 con trigger fisso al 100%. Questa è l'analisi di scenario, rendimento annualizzato minore rispetto alle altre alternative, 9,44%, buffer barriera maggiore, perché anche a fronte di un meno 42 siamo ancora su barriera e andremo comunque a generare un annualizzato del 9,44, anche se il peggior titolo dovesse perdere il 42% rispetto alle attuali quotazioni. I premi non sono dotati di effetto memoria. Penultima alternativa, il 195, targato Citigroup, un Phoenix Memory Maxi Coupon scritto su basket automobilistico, anche in questo caso dove il Wollstoff è NIO al 57% da strike, cioè Volkswagen, Tesla e Ford. Prevede il pagamento di premi dell'1,5% a memoria con cadenza trimestrale, condizionati al trigger cedola al 60%, possibilità di rimborso anticipato con trigger fisso al 100% già dalla data di rilevamento di aprile. Questa è l'analisi di scenario. Allora, siamo fuori barriera, diciamo che gli ultimi ribassi del titolo NIO l'hanno portato appunto alla violazione della rispettiva barriera a circa 22,16 dollari, ma vediamo che la quotazione comunque a sconto ci consentirebbe anche i scenari di lateralità di generare comunque una performance positiva alla scadenza fissata a aprile del 2025. Qualora però NIO a parità di condizioni per gli altri sottostanti dovesse rilevare al di sopra del livello barriera che coincide con il trigger cedola, la performance sarebbe del 118% in termini assoluti rispetto alle attuali quotazioni, corrispondente ad un rendimento annualizzato del 36,4% circa sull'asca attuale. L'ultima alternativa è un Phoenix Maxi Coupon, anche in questo caso non c'è memoria, come si intende dal nome, per i premi periodici previsti, scadenza settembre 2024, leggermente più corto dei precedenti, targato Unicredit, prezzo lettera 78,50 euro. Questo è il basket sottostante, è composto da Stellantis, STM, Telecom ed Eni. Attualmente Stellantis si trova al più 1,5 dopo il violento ribasso della seduta di mercoledì, se non erro, si trova attualmente al più 1,58 da strike, con STM, Telecom, Eni rispettivamente al più 5, più 10 e più 27. Chiaro, c'è la presenza del titolo Telecom, che per alcuni investitori può essere positiva, per altri negativa, considerando comunque l'elevata volatilità implicita che si attesta sul 60% a mese, andando a memoria, per quanto si sia sgonfiata, perché a fronte della notizia di acquisizione di KKR della proposta eravamo sopra addirittura al 90% a un mese. Questa è l'analisi di scenario. Possiamo vedere come anche a fronte di un'oscillazione del meno 26 da parte di Stellantis, che è attualmente il titolo con le performance peggiori, andremo comunque a generare un rendimento alla scadenza del 45%, corrispondente a un 17% annualizzato, considerando la scadenza non è troppo lontana, siamo a settembre del 2024. In uno scenario fuori barriera, per esempio lo scenario in cui Stellantis vada a perdere il 30% rispetto alle attuali quotazioni a parità di condizioni per gli altri titoli, la performance sarebbe del meno 9, quindi anche qui partecipazione meno che lineare, data dal prezzo fortemente a sconto rispetto appunto alla componente lineare. Ok Paolo, abbiamo fatto insieme, poi tutti questi ISIN poi li mettiamo dentro la descrizione del video,
Credo abbiamo fatto, ecco, una chat live in formato XL, quindi con switch to recovery sul comparto cinese e poi anche diverse occasioni che si sono ovviamente create sul mercato, sempre in ottica di una migliore efficienza tra rischio e rendimento che i certificati ci hanno ormai abituato, ma soprattutto ecco, con questa finestra di volatilità che certamente aiuta a scovare quel tipo di rendimenti che forse fino a un trimestre fa erano un po' complicati da trovare su quei livelli, ecco, dei sottostanti. Ok Paolo, quindi niente, io ti lascio e ti ringrazio come sempre delle tue analisi. Grazie, grazie mille Giovanni, un saluto a tutti. Ok amici, allora non mi resta altro che augurarvi un buon weekend e un buon proseguimento di trading a tutti. Noi come sempre ci vediamo settimana prossima. Ciao!